Buonasera e benvenuti alle nostre breaking news. Orafi in primo piano, questioni degli orafi in primo piano, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Come segnalato, stamani a Roma si è svolto un vertice al Viminale per definire il piano di azione per rendere più sicuro il territorio. Arrivano quindi rinforzi dal Viminale per garantire la sicurezza. Questo è un po' il senso dell'incontro che si è svolto al Viminale. È stato trasportato in codice 3 all'ospedale di Careggi un 45enne precipitato dal tetto di un'azienda a Reggello. L'operaio si sarebbe trovato sulla copertura dell'immobile per piazzare pannelli fotovoltaici. Ha riportato politraumi a causa della caduta avvenuta da un'altezza di circa 3 metri. Non vi è nulla di vero riguardo al presunto spostamento del Mengo Festival da Arezzo a Cortona. Lo dichiara lo stesso direttore artistico Paco Mengozzi, il quale fa chiarezza sulle voci che si erano diffuse nelle ultime ore. Quello in corso, afferma Mengozzi, è un dialogo con il comune di Cortona per un nuovo progetto, quindi diverso da quello del Mengo, di cui saranno promotori alcuni professionisti impegnati anche al Mengo, ma sarà, come detto, un progetto diverso, un progetto alternativo. Queste erano le nostre breaking news.